Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. In questo video volete trovare le motivazioni? Ascoltate questo video perché noi ci crediamo, perché noi ci crediamo, perché noi ci crediamo. Un video molto molto importante per preparare la partita col Cagliari. Prepariamo quindi la partita col Cagliari nel video, ma ci saranno un paio di discorsi molto molto importanti. Vi invito a vederlo e a lasciare tanti tanti like. Condividete i video con i vostri amici sui vostri social. Vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore rossonero. Vai col video, ciao! Diavolo Ali, vivo solo per te, io non ti lascerò, sempre con te sarò e non mi importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Oh, non esiste niente al mondo che mi porti via da te. Né denuncia né diffida, io sarò sempre con te in Italia e nel mondo. Noi saremo sempre qua. Forza Milan, non mollare, vince ancora per l'Intra. E io canterò fino al 90esimo. Che fatica che ti chiedo. Forza Milan, faccio un gol e faccio un gol, la curva su ti ama tutta la settimana. Io penso solo a te, e il rossonero, unico grande amore, una grande passione che sta dentro di me. E io canterò. Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati nella casa del diavolo. Il tring è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il tringa e doppio pollice per il diavolo. In descrizione team maglie calcio, cliccate sul link, andate su Instagram e parlate in privato con Francesco. Codice sconto Tringa per fare i vostri ordini, pagamenti alla consegna. In descrizione trovate anche il link del canale di Matteo Chiamenti. Iscrivetevi perché questa settimana ci saranno delle live molto importanti e Matteo sarà dei nostri. Matteo Chiaventi, milanista qualunque, link in descrizione, iscrivetevi. Ragazzi, sul canale Telegram per gli abbonati, da settimana prossima ci sarà una possibilità, questo solo per gli abbonati al canale. Troveremo un giorno della settimana in cui 10 minuti a testa, durante le live, vi daremo spazio in diretta per ascoltare i vostri commenti, le vostre domande e quello che avete da dire sul Milan. Quindi da settimana prossima per gli abbonati a questo canale ci sarà questa cosa in più. Una volta alla settimana, probabilmente il giovedì sera alle 23, vi metterò il link nel canale Telegram. Lo cliccherete e se riuscirete a entrare in StreamYard potrete parlare e interagire con noi. Vi darò i dettagli sul canale Telegram tramite Gianluca Rinaldi, che vi ricordo è la persona che gestisce il canale Telegram. Eccoci qua ragazzi, bentornati a tutti quanti. Buon venerdì 18 marzo. Ragazzi, siamo alla vigilia di una partita importantissima e difficilissima, quella contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Ragazzi, lo sappiamo, non siamo perfetti, non siamo i più forti, non siamo la rosa migliore del campionato, ma le motivazioni le possiamo trovare soltanto dentro di noi.
Sicuramente sarà difficile, sicuramente gli altri daranno battaglia fino all'ultima giornata di campionato, ma questo scudetto, se vogliamo vincerlo, dobbiamo lottare, crederci fino alla fine. Squadra, dirigenza, tutta la parte che scende in campo, ma anche noi tifosi, ragazzi. Ve lo ripeto, l'ambiente che creiamo noi tifosi è la cosa più importante per andare poi ad affrontare le partite. I ragazzi lo sentono, i ragazzi tramite il nostro entusiasmo vengono spinti a dare sempre di più, a fare la corsa in più, a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Lo hanno già fatto, lo abbiamo già fatto vedere noi tifosi e quindi veramente in queste ultime giornate, senza mugugni perché sì, senza mugugni per tutto quello che gira intorno al Milan, lottiamo tutti insieme per un solo obiettivo, vincere questo benedetto campionato, ragazzi. Manca da troppo tempo una vittoria per noi, la vogliamo tutti, crediamoci, crediamoci, crediamoci. Ragazzi, andiamo subito a capire quella che potrebbe essere la formazione che scenderà in campo contro il Cagliari. Ripeto, la partita col Cagliari e se mi vengono in mente le ultime partite col Cagliari, quelle giocate nella scorsa stagione e via dicendo. Sono state tutte gare molto molto complicate. Il Cagliari quando vede il rosso-nero è come il toro incazzato nell'arena. Sembra che tutte le squadre quando vedono il Milan vogliano fare la prestazione, la partita della vita. Il Milan non può permettersi errori, il Milan non può permettersi cadute. I margini di errore da qui a fine stagione saranno veramente pochissimi. Ragazzi, ve lo ripeto, la prestazione in questo momento conta davvero poco. Poi chiaramente ci diciamo che tramite la buona prestazione arrivano anche i buoni risultati. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma oggi bisogna far vedere quanto questa squadra abbia la motivazione e creda nella vittoria finale. Questo come si fa? Si fa portando a casa più punti possibili, portando a casa anche quelle partite sporche che tutti continuano a contestare. Continuate a contestare la partita con l'Empoli, continuate a rompere i coglioni su qualsiasi cosa. I punti servono. Per vincere servono i punti e ve lo ripeto, se siete lì a contestare la vittoria con l'Empoli è perché i primi a non credere nella vittoria siete proprio voi, i primi che non sono abituati a certe pressioni siete proprio voi. Ricredetevi, date fiducia ai nostri ragazzi, se lo meritano. Hanno dimostrato di poter starla sopra e di essere lì sopra meritatamente. Lasciamo stare il mercato, lasciamo stare tutto quello che ci dicono da inizio stagione, se ci credono settimi, ottavi. A noi non ci interessa. Noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, di quello che dicono gli altri. Sbattiamocene i coglioni. Ragazzi, la formazione potrebbe essere quella scesa in campo con l'Empoli, chiaramente con l'aggiunta di Theo Hernandez. Attenzione anche ad Alessio Romagnoli, che potrebbe iniziare dal primo minuto. Attenzione, perché lì davanti potrebbe trovare spazio dal primo minuto anche Brahim Diaz, cercando magari più qualità sulla tre quarti. Chiaramente con Frenkessie si dà del dinamismo e si dà della fisicità, però siamo tutti d'accordo che il Milan con tanta qualità in campo può comunque arrivare alla porta avversaria molto più facilmente. Se Brahim Diaz sta bene, è un giocatore che ha fatto vedere spesso e volentieri di poter essere un'arma in più. Lì davanti chi comincerà?
Giroud o Zlatan Ibrahimovic o addirittura Ante Rebic. Allora, Olly Giroud arriva da una settimana un po' travagliata. Ha avuto la febbre, si è già allenato con i compagni, quindi è rientrato il problema. Però potrebbe anche risentirne in questo momento. Quindi io mi aspetto Olly Giroud dal primo minuto, ma potremmo vedere Zlatan in campo. Zlatan un tempo nelle gambe ce l'ha, perché comunque si è allenato bene tutta la settimana e ha fatto vedere ottime cose a Milanello. Vediamo cosa deciderà di fare Stefano Pioli. Io sono convinto che se giocherà Zlatan Ibrahimovic vedremo anche in campo Brahim Diaz con magari Selmakers sulla destra. Vediamo quello che sarà. Lo scopriremo anche oggi, ore 11:30. Vi invito sui canali tematici del Milan, se siete abbonati, e se non siete abbonati ai canali tematici del Milan, costa poco, con 99 centesimi al mese, vedete la conferenza stampa del mister in diretta, senza le interruzioni di Twitch, che francamente sono un rompimento di coglioni. Sentire sotto le persone che dicono grazie per la sub, grazie per la sub, grazie per la sub, rompe anche un po' il cazzo, quindi io di solito pago l'abbonamento di 99 centesimi al canale tematico del Milan e mi guardo la conferenza su YouTube perché sinceramente non mi piace chi oggi è su Twitch per il Milan, veramente non mi piace. Se avessi dovuto scegliere qualcuno da mettere lì, sicuramente la mia scelta non sarebbe stato Lollo. Io le dico le cose, le dico francamente, non capisco come certi personaggi possano essere scelti per parlare di Milan quando ce ne sono altri molto molto meglio di quelli. Probabilmente lo si fa per la bella faccia e per qualche spennellata. Io personalmente avrei scelto, lo dico anche per amicizia, ma sicuramente Total Fred che è il mio YouTuber preferito a livello di intrattenimento e secondo me farebbe fare un upgrade molto molto importante. Le live su Twitch di Alfredo sono bellissime. Alfredo che saluto. Alfredo lo troverete su questo canale probabilmente o lunedì o mercoledì. Martedì difficile perché non ci sono io, ma lunedì o mercoledì saremo in live con Alfredo, conosciuto da tutti come Total Fred, saremo io e lui. Andremo a parlare di Milan e di tutto quello che sta intorno all'universo Milan. Alfredo, che come sempre saluto. Alfred, sei sempre il benvenuto in questo canale, è come se fosse casa tua. Ragazzi, probabilmente stasera saremo in diretta. Vediamo un pochettino. Andiamo a preparare quella che è una partita molto molto difficile. Il Cagliari è una squadra che ci può mettere in difficoltà proprio perché sono convinto che a differenza dell'Empoli si chiuderà in difesa e giocheranno in 10 giocatori dietro la linea della palla. Il Milan deve trovare la giocata vincente, la conclusione con delle giocate di qualità ed è per questo che mi aspetto un Milan molto molto con, di, molto, molto con tanta qualità. Quindi è per questo che mi aspetto Brahim Diaz in campo. Vorrei vedere Brahim Diaz, vorrei un Brahim Diaz arma in più per questo finale di stagione. Vorrei vedere questo giocatore dare al Milan quello che tutti ci aspettiamo. Brahim, ti aspettiamo. Ragazzi, il video finisce qui, vi voglio bene a tutti e sempre forza, vecchio cuore, rossonero. Ciao!